Emergenza sanitaria, contagi record ad Orte, massima attenzione e avanti con le vaccinazioni. La rinascita del Museo Civico, nuovi progetti e una iniziativa per rilanciare un luogo della memoria. Concerto di Capodanno, grande esibizione diretta dal maestro Daniele Moroni, applausi a scena aperta e tutto esaurito. Bentrovati amici telespettatori, questa è la prima edizione del TG Magazine 2022. Buon anno! Purtroppo apriamo il notiziario ancora occupandoci del coronavirus. I dati diramati dal Ministero della Salute nel bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia purtroppo sono in aumento. I contagi in Italia da Covid-19 continuano a crescere con la variante Omicron che corre anche nel comune di Orte. Infatti alla data del 7 gennaio abbiamo 201 contagiati a fronte di 647 persone negativizzate. Tuttavia possiamo anche comunicare che nella data dello scorso martedì 4 gennaio abbiamo avuto molte vaccinazioni nella postazione mobile allestita dalla Croce Rossa e proprio per parlare di questo abbiamo ospite in studio il consigliere delegato alla sanità del comune di Orte, Loredana Bobboni, alla quale do il benvenuto. Buon anno Loredana. Buon anno e buongiorno a tutti i cittadini ortani. Allora, quante somministrazioni abbiamo avuto nel totale in quella giornata e quante invece sono state le prime vaccinazioni? Allora, nella giornata del 4 scorso abbiamo avuto in totale 216 somministrazioni di vaccini, di cui purtroppo soltanto una minima quantità percentuale di prime dosi, circa 8-10 prime dosi, il resto tutte terze dosi, dosi di richiamo, dosi booster. Comunque siamo soddisfatti di questa giornata perché c'è stata una numerosa affluenza di cittadini superiore a quella che avevamo preventivato. Abbiamo accontentato gran parte della popolazione ortana perché abbiamo fatto altre due somministrazioni vaccinali. Purtroppo le prime dosi sono ancora troppo poche. Sappiamo che c'è molta gente che deve fare il vaccino dall'inizio e quindi puntiamo a questo. Ecco, quindi questa iniziativa si ripeterà, ecco. Allora, da parte nostra c'è tutta la disponibilità a ripetere l'iniziativa, dobbiamo semplicemente prendere accordi con la ASL e trovare altri momenti opportuni, soprattutto per loro, per ritornare sul territorio. Allora Loredana, sappiamo l'importanza dei CVP, dei centri di vaccinazione della popolazione, che però richiedono dei parametri per essere allestiti. Ecco, è possibile prevedere un punto di vaccinazione nel centro salute di Orte? Allora, il problema del punto di somministrazione vaccini nel centro salute di Orte è legato un po' alla, diciamo, alla dislocazione del centro, quindi alla difficoltà di mettere lì una postazione di ambulanza per difficoltà d'accesso o comunque di soccorso nel caso ci fosse bisogno di soccorrere delle persone che hanno degli eventi avversi durante la somministrazione e anche ovviamente per l'accesso diretto al centro storico di una notevole quantità di persone che hanno difficoltà ad arrivare in quel punto, magari persone anziane e quindi ad accedere direttamente con le auto. Cioè logisticamente è molto difficile mettere un punto vaccinale nel vecchio ospedale di Orte. Molti se lo stanno chiedendo, ce lo comunicano, insomma è un po' un, al di là un di tema questo, molto sentito. Insomma, noi, ecco. Noi sicuramente siamo disponibili a fare questo come amministrazione comunale. Ovviamente lì c'è bisogno di una collaborazione con la nostra azienda sanitaria e la vedo un po' difficoltosa. Comunque noi punteremo ad avere altre giornate in cui comunque accontentare centinaia di cittadini non è poco, ecco, nella somministrazione del richiamo o del vaccino. Abbiamo anche notizia che il nostro comune è uno, diciamo, con il numero più basso di vaccinazioni della provincia di Viterbo, è così? Sì, purtroppo sì, è uno dei comuni in cui le vaccinazioni stanno ancora un po' indietro. Non conosco il dato certo, ma credo sia intorno al 60% della popolazione vaccinabile che si è vaccinata. Questo purtroppo è un dato negativo che ci deve far riflettere, ma soprattutto deve sensibilizzare le persone che ancora non hanno preso questa decisione. La strada in questo momento rimane quella di sempre, cioè prevenzione, distanziamenti, igiene e quant'altro, sempre. Ma soprattutto la vaccinazione,
è importante e fondamentale, anche se non sappiamo quanto funziona per questa variante, ma è l'unica strada, perché comunque aspettare un vaccino che funzioni anche per questa variante significherebbe aspettare troppo tempo e quindi causare ancora altre persone malate, altre infezioni e scongiuriamo altre vittime. Il sistema sanitario sembra reggere, nel nostro ospedale provinciale i ricoveri rimangono stabili intorno a una ventina di persone, in rianimazione tutto sommato la situazione è sotto controllo, però purtroppo i contagiati aumentano e quindi non possiamo prevedere chi e quante persone verranno contagiate in modo serio. Approfondiamo un altro aspetto. Sappiamo che l'amministrazione ha confermato il pronto farmaco di concerto con la Protezione Civile. Ecco, diamo qualche informazione in più. Sì, allora il pronto farmaco rimane un servizio attivo che faremo funzionare e se possibile potenzieremo come amministrazione. Dal 1 gennaio viene gestito dalla Protezione Civile in collaborazione per quanto riguarda il pronto farmaco Covid anche con la Croce Rossa. Il personale è qualificato e serio nello svolgere questo servizio, che verrà svolto con le stesse modalità con cui veniva svolto nell'anno precedente, con una differenziazione fra pronto farmaco, diciamo, standard e pronto farmaco Covid, cioè portare a casa delle persone malate di Covid che non hanno familiari esterni che possono procurare i medicinali, i farmaci. Il numero da chiamare rimane lo stesso, sì. Il servizio funziona attivando il personale della Protezione Civile che si recherà o direttamente in farmacia o dai medici a seconda dell'autonomia delle persone che richiedono il servizio e che arriverà fino a portare a casa delle persone i farmaci. Bene, Loredana, io ho esaurito le mie domande, vuoi aggiungere te qualcosa oppure... Allora, io vorrei parlare della giornata del 9 di domenica prossima. Che riguarda le scuole. Perfetto, sì. In cui ci sarà un'intera giornata dedicata al rientro a scuola in sicurezza, quindi ci sarà una postazione di drive al campo sportivo di fronte alla Croce Rossa, verranno eseguiti dei tamponi su base volontaria e gratuita alla popolazione scolastica dell'Istituto Onnicomprensivo di Orte che vorrà aderire a questa iniziativa. Abbiamo già centinaia anche qui di adesioni, cercheremo di accontentare il più possibile sapendo che non potremmo accontentare tutta quella popolazione scolastica. Ricordo comunque ai cittadini che possono prenotare un test rapido per gli studenti sul sito della Regione Lazio che comunque rimane gratuito e che purtroppo però dovranno andare a fare a Viterbo negli hub dove si eseguono i tamponi. Benissimo, salutiamo Loredana Bomoni e continuiamo con il notiziario. Grazie. Il Comune di Orte e diversi centri diagnostici in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo di Orte organizzano una giornata di screening Covid-19 tramite test antigenico rapido rivolto a tutti gli studenti, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado che frequentano l'Istituto Omnicomprensivo di Orte. Sarà possibile effettuare i test gratuitamente presso il drive-in che verrà allestito presso la sede della Croce Rossa, zona impianti sportivi, domenica 9 gennaio dalle ore 9 alle ore 18 con il coordinamento della Protezione Civile di Orte e della Croce Rossa di Orte. Ed ora cambiamo argomento, ci occupiamo del Museo Civico di Orte che ha promosso una iniziativa di rilancio per la sua stabile riapertura, una settimana con una serie di conferenze di alto profilo. Sentiamo di cosa si tratta con le interviste che abbiamo realizzato. Matteo Zagarola, il direttore del Museo Civico di Orte, museo che sta proprio avendo in questi giorni un nuovo restyling, una nuova vita, possiamo dire così? Assolutamente sì, benvenuti in questa sede tradizionale che però sta subendo in questo periodo un restyling completo. Stiamo progettando, diciamo, tutta l'esposizione, la stiamo riprogettando per renderla più fruibile, anche adattandoci a questo periodo di Covid che ci ha creato non pochi problemi, più fruibile per i turisti, sperando che incrementino sempre di più. Ecco, prima il museo era diviso in tre sezioni, etrusca, tardo medievale e romana. Si orienterà sempre su questo filone oppure ci sono dei cambiamenti?
Ma sicuramente ci saranno dei cambiamenti, anche per stare un po' al passo con i tempi, e stiamo progettando anche una sezione di mostre temporanee, visto che comunque abbiamo un numero molto elevato di reperti, vorremmo dare spazio un po' a tutti questi reperti a rotazione, quindi non fare soltanto una esposizione stabile, che comunque ci sarà, orientata su questi tre periodi, ma poi fare tutta una serie di manifestazioni su temi particolari, soprattutto per esempio sulla vita quotidiana dell'antichità. Ecco, parlato di grandi reperti, di grande quantità di reperti, e ovviamente non è possibile esporli tutti in una sede magari più appropriata oppure in più sedi? Beh, diventa complicato per tutta una serie di ragioni. Intanto anche a livello metodologico forse è sbagliato esporre tutto, anche perché molti pezzi sono importanti a livello scientifico, ma meno fruibili per il pubblico, quindi bisognerebbe spiegarli e richiederebbe degli spazi enormi. E poi ci piace quest'idea di valorizzare determinate cose con delle mostre temporanee, che comunque ci fanno fare anche dei focus su questioni particolari dell'antichità. Quando è prevista la fruibilità per il pubblico per vedere il museo nella sua nuova veste? Speriamo il prima possibile. Intanto già in questi giorni siamo aperti, quindi per visite guidate con una piccola esposizione che abbiamo creato proprio in questi giorni. Quindi venite a trovarci, così vi illustreremo il nostro progetto. Assessore, fino a domenica queste proiezioni è un messaggio per rilanciare il museo? Finalmente dopo diversi anni di chiusura il museo riapre al pubblico e abbiamo pensato di farlo all'inizio dell'anno per dare un segnale e farlo attraverso delle proiezioni e delle conferenze che diciamo attireranno l'attenzione della popolazione su questa struttura, anche per farla conoscere, apprezzare a chi questi anni non ne ha potuto fruire. Quindi sì, questo è un primo step di apertura e la prima di una serie di iniziative che vedranno il Museo Civico come centro delle stesse. Poco fa il direttore Zagarolo non si è sbilanciato sull'apertura, apertura diciamo in grande stile, possiamo sapere qualcosa di più? L'apertura in grande stile in realtà è legata anche un po' a quelle che saranno le dinamiche della pandemia. Sicuramente sarà un'apertura, la faremo ad aprile e sarebbe bello se riuscissimo a far coincidere l'apertura con l'intitolazione del museo a un cittadino ortano. Quindi l'idea è questa, è in primavera di aprire compatibilmente con l'emergenza legata al coronavirus questo museo e renderlo veramente tutti i giorni fruibile. Abbiamo già preso contatti con la sovrintendenza in questi periodi, proprio in questo senso, affinché possa essere tutti i giorni visitabile e fruibile per gli ortani e per i cittadini che verranno ad Orte. Tornando ai filmati, che cosa raccontano queste proiezioni? Queste proiezioni sono particolarmente interessanti e affascinanti, raccontano Orte e raccontano quelle che sono poi le associazioni che popolano, che arricchiscono la città di Orte. C'è una proiezione bella che parla in generale di Orte e delle ricchezze del territorio, una proiezione ad opera delle Confraternite Riunite che va ad analizzare l'arte che queste nei secoli hanno sviluppato e promosso. E una proiezione che è legata all'ottava medievale e ripercorre un po' gli anni di questa festa e arriva fino ai giorni d'oggi. Quindi sono delle conferenze, sono delle proiezioni che io invito a vedere, invito tutti quanti a partecipare. L'iniziativa chiaramente sarà fatta nel rispetto della normativa anti-Covid, quindi siamo insomma lieti e contenti di poter iniziare l'anno nonostante le difficoltà in questa maniera. Il concerto di Capodanno svoltosi lo scorso 2 gennaio ha entusiasmato i numerosissimi presenti. Una grande esecuzione d'orchestra diretta dal maestro Daniele Moroni, Marco Nicoletti e Gianni Di Felice. La Basilica di Santa Maria Assunta di Orte ha ospitato lo scorso 2 gennaio un concerto di grande spessore, realizzato da un insieme di musicisti professionisti, diretti dal maestro Moroni, che hanno regalato al numerosissimo pubblico un crescendo di emozioni. Brani di Bizet, Mascagni, Beethoven e naturalmente i classici di Strauss, come il Bel Danubio Blu.
A conclusione, la tradizionale marcia di Radeschi. E visto il successo dell'iniziativa, il Comune di Orte, promotore dell'evento, ha già preso impegno nel far diventare questo concerto un appuntamento da ripetere ogni fine anno. Sentiamo le parole del vice sindaco Claudiani e le altre interviste. Con il vice sindaco Claudiani per commentare questa iniziativa che, oltre ad aver riscosso un grande consenso dal pubblico, è stata veramente un'esecuzione straordinaria. Sì, ho ancora il cuore che palpita per la grande emozione, perché veramente credo che questo evento sia stato degno delle migliori tradizioni concertistiche di Capodanno. Una qualità e veramente uno spettacolo che ci ha dato tanto e che speriamo diventi una consuetudine. Ecco, proprio questo volevo dire, io uso il discorso di ringraziamento dicendo che con la speranza che diventi una consuetudine. Sì, esatto, perché veramente credo che sia il migliore auspicio per l'inizio di un anno appunto di salute e serenità, come ho detto anche nei ringraziamenti, che è quello di cui abbiamo bisogno dopo quest'anno che si è concluso in modo molto difficoltoso. E colgo ancora l'occasione nel corso dell'intervista per ringraziare chi ha portato Orte questa bellissima orchestra, la maestra Tiziana Barbierato e Don Maurizio, che ci ha ospitato in questa cornice, ed anche Teleorte, che potrà divulgare questa bellezza tra la popolazione ortana. Maestro Moroni, un programma fatto di brani che sono conosciutissimi e sono stati molto apprezzati dal pubblico presente, ma devo dire che anche i musicisti che si sono un po' trovati per questa occasione sono stati bravissimi. È stato un grande piacere soprattutto avere l'occasione di ritornare a suonare dopo tanto tempo, perché con questa situazione è sempre molto difficile, diciamo. E speriamo di poter fare sempre cose così belle sempre più spesso, soprattutto ad Orte, perché per me è un piacere, sono ospite a Orte già da diversi anni e è sempre un grande piacere fare musica qua. Tiziana Barbierato, che è stata bravissima a raccogliere tanti musicisti che ovviamente ha nel suo portafoglio, diciamo così, di conoscenze, ma anche i ragazzi di Orte non sono stati da meno. No, sono veramente molto molto contenta, perché per la prima volta voi ci avete sempre visto lavorare con i ragazzi, quindi con una fetta di utenza leggermente più giovane. Questa è la prima volta che lavoriamo con un'orchestra seria, con un'orchestra di professionisti, e sono molto orgogliosa perché parte dell'orchestra è composta dai miei studenti, che a questo punto, dopo tutti questi anni di lavoro, sono diventati anche loro professionisti e quindi cominciano a collaborare con noi, quindi è veramente motivo di orgoglio. Il vice sindaco ha detto che spera che questo sia un appuntamento che diventi una consuetudine, gli auspici ci sono tutti? Me lo auguro, perché bisogna sempre proporre, e ecco che proponendo anche altro, il tutto esaurito di questa sera è un bel segnale da parte dell'amministrazione comunale, un bel segnale come risposta da parte della cittadinanza, quindi probabilmente c'è bisogno e necessità anche di questi momenti. Le previsioni meteo annunciano un crollo verticale delle temperature in tutta Italia. Colleghiamoci con il 3B Meteo per saperne di più. Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo dall'immagine del satellite che ci mostra ancora parecchie nuvole sul Medio Adriatico e al sud, e in effetti in queste zone anche nelle prossime ore la nuvolosità sarà piuttosto insistente. Prevediamo anche delle precipitazioni con nevicate fino a quote basse sull'Appennino abruzzese, molisano, ma anche sull'Appennino meridionale torna a farsi vedere la neve. Tanto attenzione anche al vento, che al centro-sud soffia sostenuto e porta aria più freddina. Invece al
nord e sul medio alto Tirreno stanno già tornando delle belle schiarite. Cosa accadrà durante questo fine settimana? Inizialmente ancora maltempo al sud nel corso di questo sabato, poi però a fine giornata si allontana questa perturbazione dalle regioni meridionali, ma attenzione, è pronto un altro sistema nuvoloso che domenica raggiungerà l'Italia e porterà gli effetti maggiori al centro-sud. Concentriamoci però per il momento sulla giornata di sabato, che come vi dicevo vedrà ancora condizioni di maltempo nelle regioni meridionali, ancora con piogge, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ancora nevicate sull'Appennino meridionale, situazioni discrete invece al centro-nord, a fine giornata però arriva qualche fiocco di neve sulle cime alpine di confine. Attenzione anche al vento, soffierà sostenuto da nord-ovest e temperature in ulteriore calo al centro-sud. Per tutti i dettagli comunque sulle vostre località scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Prima dei saluti finali diamo notizia che nel nostro comune c'è un'altra centenaria. Si tratta di Bice Federiconi Bettini, che il 29 dicembre scorso ha compiuto 100 anni. Nella sua abitazione erano presenti il parroco di Ortescalo, Don Jean Constant Basenguissa, e il nostro sindaco Dino Primieri. È stata celebrata una messa e anche una testimonianza francescana, perché la signora Bice per molti anni ha fatto parte della Fraternità Francescana di Orte, di San Bernardino e di Sant'Antonio. Ancora tanti auguri per i suoi 100 anni alla signora Bice. Io vi lascio come sempre all'appuntamento con Fatti e Commenti. Buon anno ancora a ciascuno di voi e alle vostre famiglie, e arrivederci alla prossima edizione.